ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di questa serie. Allora, non stavo registrando, però poco fa è arrivato un mercante con due lama qui nel nostro territorio. Allora, la cosa positiva qual è? Che non ce ne frega un cacchio di quello che ci doveva vendere. A noi ci interessavano i guinzagli per poter prendere le mucche, perché siamo a corto di cibo, ragazzi, veramente a corto. Allora, qui abbiamo costruito semplicemente un forno dove metterci a cuocere di tutto e di più. Perfetto, la nostra casetta è rimasta uguale. Avevo fatto praticamente questo orticello qua per ottenere il grano e poter far avvicinare le mucche verso casa nostra. E però, visto che ci è andata bene col mercante, ragazzi, possiamo andare a prendere finalmente le mucche. Una cosa bellissima che nel precedente episodio noi ci siamo gasati, no? Per aver trovato l'oro, per aver fatto i picconi in oro, per non sprecare il diamante, insomma, perché vogliamo tenercelo stretto stretto. Beh, fatto sta che adesso siamo andati a trovare del ferro, perché abbiamo constatato, abbiamo imparato che l'oro fa cagare. Si spaccano ogni 3x2, quindi abbiamo proprio lasciato perdere l'oro. Non siamo neanche più contenti quando lo troviamo, non ce ne frega proprio né merito piffero. E quindi niente, siamo tornati al buon, caro, vecchio ferro. Sì, andiamo. Dove andiamo? Dove andiamo? Boh, andiamo in un posto dove poi possiamo ritornare indietro, che ci ricordiamo da dove siamo venuti. Io qua vado tutta dritta, vediamo se sono tornate qua. Oppure anche le pecore possiamo prendere. Comunque, quello no. che mi stai seguendo, Drago? Sì, c'è. Allora, qua non ne vedo. Allora, di solito le mucche sono in alto nelle tipo montagne. Guarda quanto vale delle... No, raga, ma non è possibile, ma veramente. Oh, vedo degli animali che si muovono. Drago, ci sono dei maiali. Vanno bene lo stesso? Sì, basta che recupero cosce. No, le dobbiamo catturare. Eh sì, io come a casa se no. No, vieni, ecco qua, andiamo. Maialina, andiamo. Non li ammazzare, perché prima li... Uno ammazzalo se ce ne sono tre. Drago, ce ne sono tre? O lo stai ammazzando e basta? Lo sto ammazzando e basta, certo che non vedo una. Ecco. Ok. Aspetta che lo prenda. Dai, Drago! Andiamo, dove sei? Qui su. Sì, certo. Oh, qua, sveglia! 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 Dopo un po' non è che scappa. Ma credo di no. Romy, dov'è il mio maiale? Romy è scappato, Romy? No, Drago, veramente, ti fai scappare pure i maiali. A few moments later. Ok, fai il recinto? No, va bene, lo portiamo qua in casa. No, qui, che tanto non esce, una volta che qui non esce. Aspetta. Vieni. Ok. Ciao carino, ciao. Adesso ti portiamo i tuoi amici, domani andiamo a cercarli. Merda, ho perso la G. No, hai perso il maiale, non la G. Gli faccio un recinto qua fuori, Drago, però. Lo so fare adesso. Cosa? Glielo faccio, dammi il tempo. Gliel'ho fatto. Faccio un recinto come si vede. Drago, spingilo. Che cos'è sta cosa? Ma che è sta scritta? Drago, spingilo dentro. Drago! Oh, calma, lo sto spingendo! Non entra! Come non entra? Devo dargli un colpo? No, che muore! Cosa mangiano i maiali? Le carote! Ok, ma adesso se io lo lascio lì, muore? No. Ma se gliene metto un altro, si duplica? No, gli devi dare le carote. Una carota a lui e l'altra carota alla maiale, così si duplicano. Una carota. Due carote ti servono. E le carote dove le prendo? Boh, dal villaggio.
Comunque non è possibile che non ci siano animali in questo posto. Dove sei andata? Oh, che bello qui, wow. Spero che ricordi la strada di casa. Sì, sono qui dietro, non mi sono allontanata di tanto. Mi vedi? Vedo casa io. Mucche! Mi tuffo in acqua, mi farò male. Sbagliato, non mi sono tuffata in acqua, mi sono tuffata sulla pietra. Oh, bravo. Vai, mi sto dietro in caso così. Ah, ma siamo vicini a casa, ottimo. Corri, vai a prendere il grano allora. E daglielo all'altra mucca. È notte, si fa notte. Ok. Sì, andiamo a dormire veloce che devo andare poi a prendere l'altra. Tu vai a prendere un'altra e inizio a costruire. Sì, fai un bel recinto per mucche, maiali, pecore, tutto. Vediamo un po'. Eccola! Mi hai aspettato, amica mia! Amica mia, mi hai aspettato! Ma ti vengo a prendere, ti porto dalla tua amichetta, così fate tante mucchine. Quanti sono? Vieni, ma come fai a galleggiare nell'acqua? Me lo spieghi? Ah, ok, dove posso costruirlo? Vieni, vieni mucchina, vieni. E mu, vieni, no. Mu. Vieni mucchina. Oddio, Drago, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso le mucche. Oh, ti piace. Oh, ti piace il granetto. Oddio, sto sbattendo. Vieni che col granetto mi segue, Drago. Oh mio Dio. Che sto facendo? Oh mio Dio. No, aspetta, che sono porca. Vieni, vieni. Ma hai trovato due mucche? Sì. E anche a noi. Oh! Stanno facendo i vitellini! Hai della terra! Oh, l'amore! Oh, Drago! Vieni a vedere, c'è una mucchina! Ma... C'è una mucchina! Ma ciao! Dove? Ma ciao! Ma c'è una mucchina! Di ciao! Sì, guardala, eccola. Mamma, sanno, ci sono già tanti da fare. Oh, oh Drago, non moriremo più di fame. Chiudi, chiudi, chiudi. Dio. Stiamo già partendo benissimo. Fermo, fermo, fermo. Vai. Aspetta. Aspetta, eh. Vieni, guarda cosa c'ho qui. Ho tolto già la porta. Vieni mummu. Vieni mummu. Vieni mummu. Vieni mummu. 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 Brava mummu. Bella, Drago. Ok. Adesso vado a vedere se è pronto il grano e vedo tutto il grano del mondo. Ok, così almeno tu non ti perdi. Ma non ci posso credere! Drago, un disastro immane, un disastro assurdo. Ma perché lo sparisco? È giorno. Fa, per adesso, sotto gli alberi. Che c'è? Sotto l'albero c'è l'ombra, Drago. E è quegli alberi. Mo te li tolgo tutti. Basta, li tolgo tutti a uno. Vabbè, io vado a casa, eh. Drago, fermo, non venire a casa, non venire a casa. C'è un creeper. No, Drago, non venire a casa. No, Drago, ce la faranno esplodere tutta. Drago, Drago, Drago. È ancora lì davanti? No, me la sono portata io via. Ok, meno male, ogni tanto fai qualcosa. Sono figo. Ah, ce le prendiamo. Vedi? No, queste non le puoi aprire, perché sennò non sali. Wow, è per forza, prendiamo una casa mia. Dai, stai zitto, che bellissima! E quindi niente ragazzi, il video termina qui. Allora,
Ecco, finalmente abbiamo messo le nostre mucchine, ci sono stati già la nascita di due bei vitellini piccoli piccoli. Siamo tanto contenti perché non moriremo più di fame, finalmente. Finalmente. Esatto. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete tanti like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video in uscita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao!